Oggi dedichiamo la seconda lezione alla la dinamica di un robot. In particolare, noi abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle catene seriali di corpi rigidi, ossia per noi un robot è costituito da bracci che sono collegati fra loro tramite un giunto che o è rotoidale o è prismatico. Cosa stiamo tenendo fuori? I robot che abbiano una struttura a parallelogramma. Nel libro di testo ci sono, noi li abbiamo evitati sempre, per cui diciamo sarà un argomento che non faremo. Noi abbiamo già visto il modello matematico con la formulazione di Lagrange e in particolare le proprietà del modello matematico. Ora, rivediamo un attimo le equazioni del modello matematico e ricapiamo un attimo quali sono i contributi dal punto di vista dinamico, dal punto di vista del scambio. Quello che ci interessa nella dinamica è lo scambio di forze, no? Il legame tra le forze, i momenti e le accelerazioni. Vi ho già detto, e ve lo ripeto, che quando io uso il termine forze, faccio riferimento al concetto di forza che comprende sia la forza espressa, lineare espressa in newton, che il momento angolare espresso in newton metri. Poi, nel caso, quando serve, andiamo a specificare. A volte si usa il termine forze generalizzate per indicare, diciamo, la forza, la componente di forza, diciamo, sei-dimensionale, no? Le tre componenti di forza lineare, tre componenti di momento. In inglese spesso si usa il termine wrench per indicare questa forza generalizzata. Comunque dal contesto noi comunque dovremmo, diciamo, capirlo. Il nostro sforzo della prima lezione è stato quello di arrivare a un modello matematico che fosse quanto più possibile, diciamo, compatto per avere una facilità di lettura, ma anche per poterlo utilizzare all'interno di algoritmi di controllo, perché poi alla fine, dalla prossima lezione, che è domani, quello che noi faremo è iniziare a capire come controllare il robot dal punto di vista dinamico. Voi state facendo le vostre esercitazioni con un approccio di tipo cinematico, l'alternativa è quella di utilizzare un approccio di tipo dinamico. Allora, vediamo, e lo capiremo da domani bene che cos'è. Allora, vediamo di rileggere i termini. L'inerzia di un robot è rappresentata da questa matrice B. Questa è una matrice n per n, dove n è, diciamo, il numero di gradi di libertà del nostro sistema. Ora, questo termine, Q2 punti, diciamo, il punto è l'operatore di derivata temporale, quindi Q2 punti è l'accelerazione aggiunti. Questo termine è proprio il termine inerziale che nel secondo principio della dinamica è massa per accelerazione. Quindi questo che si chiama matrice di inerzia gioca il ruolo della massa. In quanto tale, diciamo, è facilmente dimostrabile, adesso non lo facciamo, che questa è definita positiva e poi anche simmetrica. Definita positiva è, diciamo, l'equivalente per le matrici per di dire la massa è positiva. Ok? Quindi qui abbiamo, diciamo, un termine di questo tipo. Fra parentesi tondo c'è la Q. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo termine è configurazione dipendente. La, diciamo, inerzia cambia con la configurazione. Questo è un concetto che, diciamo, possiamo capire abbastanza facilmente. Immaginate adesso di prendere questa penna che ha un corpo rigido. Se io, applico, diciamo, un momento intorno a questo è un cilindro, no? Quindi diciamo all'asse principale di questo cilindro, io vedo una certa inerzia. Se invece applico il momento nella direzione ortogonale, io vedo una inerzia maggiore, no? L'inerzia è la distribuzione della massa nello spazio, per cui è chiaro che questo qui si oppone di più alla rotazione che non, diciamo,
diciamo, intorno a questo asso. Beh, il robot di fatto cambia la sua configurazione, cambia la sua distribuzione della massa nello spazio, per cui evidentemente se io ho un planare a due bracci, se è tutto quanto raccolto, ha un'inerzia inferiore rispetto al caso in cui è tutto steso per una rotazione intorno al primo giunto. Quindi questo è facilmente intuibile. Poi abbiamo le forze di Coriolì e centripete. Ora, dal punto di vista notazionale, quello che possiamo fare, non sono entrato nei dettagli, ma quello che possiamo fare è riscrivere questo termine come una matrice che dipende dalla configurazione anch'essa, ma anche dalla velocità, moltiplicato il vettore velocità. Dal punto di vista matematico, termini sono quadratici nella velocità, sono q punto al quadrato. Poi abbiamo l'attrito viscoso. Vi ho già detto che questo è un modo carino per rappresentare l'attrito viscoso, ma in realtà quella matrice è una matrice diagonale in cui gli elementi sulla diagonale sono gli attriti corrispondenti. Okay. E sono termini maggiori di zero. Quindi poi in quanto diagonale, gli elementi sulla diagonale positivi, anche quella è una matrice definita positiva. Però diciamo, è una matrice solamente per avere una rappresentazione compatta, ma in quanto diagonale significa che non c'è accoppiamento tra questi termini. Poi qui c'è scritto, diciamo, una funzione generica per l'attrito statico. L'attrito statico noi non lo troveremo nelle nostre simulazioni. Perché? Beh, perché è un fenomeno, diciamo, un po' fastidioso dal punto di vista numerico, è un fenomeno non lineare, che ha anche un'influenza piuttosto forte a basse velocità e fastidiosa, nel senso che il controllo soffre molto la presenza dell'attrito statico a bassa velocità. Però diciamo, i contenuti di questo corso sono limitati e quindi gioco forza, questo aspetto lo dobbiamo escludere. Così, giusto per avere un'idea, se io, diciamo, nell'asse delle ascisse metto le velocità e in quello delle ordinate il contributo dell'attrito statico, per esempio, questi sono alcuni modelli di attrito statico presenti in letteratura. Ci sono delle discontinuità e va bene, io voglio evitare di mettere discontinuità del genere nel mio simulatore perché, diciamo, particolarmente difficile da gestire dal punto di vista numerico, e anche dal punto di vista, anche per il controllore. Quindi ci semplifichiamo la vita. Poi c'è la gravità, per cui questo termine si usa, la lettera G non a caso. G che è configurazione dipendente, anche questo è molto ovvio. Se pensate al robot più semplice che io possa immaginare, che è un pendolo, il pendolo chiaramente, diciamo, in base alla configurazione sente una forza di gravità diversa. Sì, diversa. Ok, quindi qui c'è la gravità e a destra dell'uguale cosa mettiamo? Beh, a destra dell'uguale noi mettiamo due termini che sono non sono le forze non conservative, perché anche l'attrito è non conservativo. A destra dell'uguale mettiamo, diciamo, le forze esterne. Tau sono le forze di controllo. Ora, se il nostro robot ha solo giunti rotoidali, allora tau sono coppie espresse in newton metri. Nelle nostre simulazioni, nei nostri esercizi, sarà così. Altrimenti, tau è un vettore in cui alcune componenti sono in newton, quando siamo di fronte a un giunto prismatico, e altre sono in newton metri, quando il giunto invece è rotoidale. Ok? E quindi questo è il nostro ingresso al sistema di queste equazioni differenziali del secondo ordine non lineari, perché poi di questo stiamo parlando. Bene. Chi è quest'altro termine? Meno G trasposto H. Allora, abbiamo studiato nella dualità cinetostatica che lo jacobiano geometrico non serve solo
mappare l'ecco punto nella velocità lineare angolare dell'organo terminale, ma anche rappresenta quella che è la mappatura di che cosa? H, che è il vettore 6 per 1 di forze e momenti all'organo terminale, sulle forze aggiunti, quindi coppie e forze aggiunti. Quindi J e J trasposto sono degli oggetti che giocano un ruolo cruciale per comprendere e per controllare, quindi per fare analisi e sintesi di un robot. Bene, e avete cominciato a giocarci nelle esercitazioni perché evidentemente il controllo cinematico non può prescindere dalla J, e in particolare, diciamo, ieri vi ho fatto vedere che se J scende di rango succedono cose stravaganti, succedono cose spiacevoli nel nostro modello. Poi, quindi questo è, diciamo, quello che abbiamo visto, e quello è un piccolo riassuntino. Proprietà, va bene, l'antisimmetria della matrice B punto meno 2C ce la teniamo così per ora, diciamo, non entriamo nei dettagli, ma non entreremo mai nei dettagli, nel senso che questa è una proprietà, qualcuno l'ha dimostrata, ha anche un forte, diciamo, significato fisico, ci servirà semplicemente per trovare un controllore che in uno dei passaggi, per cui lo sappiamo e basta. Una cosa che invece, su cui adesso vi faccio semplicemente due chiacchiere di conoscitive, cioè ad alto livello, non entriamo anche in questo caso nei dettagli, è la proprietà di linearità nei parametri dinamici. Che cosa implica questa proprietà? Implica che io posso riscrivere quel modello che ho scritto prima in questa forma qua. La riscrivo solamente per il pendolo, perché poi dal punto di vista simbolico per un robot è particolarmente, diciamo, poco leggibile, bisogna almeno in forma simbolica. Che cosa ho qua? Beh, guardate, io ho tau, ovviamente questo è uno scalare perché questo è un pendolo, ma immaginate di avere il vettore tau, poi ho un vettore in cui compare che cosa? L'inerzia del motore, il rapporto di riduzione, l'attrito viscoso del link, l'attrito viscoso del motore, il rapporto di riduzione, la massa e la posizione del baricentro. Che cosa sono questi? Questi sono tutte quante costanti. Sono tutte costanti che caratterizzano la dinamica del mio robot. Che cosa vuol dire questo? Beh, che questi sono proprio quei numeretti che vanno a descrivere quanto è pesante il robot, qual è la sua inerzia, per cui come è fatto il suo braccio. Bene, nell'inerzia è contenuto, diciamo, la massa e la sua distribuzione nello spazio, l'attrito viscoso. Quindi queste qua sono tutte quante costanti. Una volta che io ho costruito il mio robot, questi numeri sono costanti, che non dipendono dalle condizioni di funzionamento. L'attrito viscoso, vabbè, cambia un po' con la temperatura, con l'usura, però consideriamolo costante, va bene adesso. E invece la matrice, anche se questa è 1 per 3 perché tau vale 1, ma altrimenti sarebbe n per un certo numero di parametri dinamici. Se voi guardate qui che cosa ottengo? Cosa leggo? Leggo un'accelerazione, una velocità, una posizione, la costante gravitazionale. Qui posso trovare i parametri di Dehner-Hartenberg, okay? Che non ci stanno nel pendolo, ma ci sono, che okay? Sono noti e sono anch'essi costanti, e poi le altre cose sono misurabili. Ma allora, quando io guardo questa equazione, io la vedo sempre con l'ottica di chi ha studiato algebra lineare e dice: ma questo l'ho già visto. E che cosa ho visto? Beh, una matrice di coefficienti che moltiplica un vettore di incognite uguale un vettore di termini noti. Ah, e allora, beh, allora io qui ho una riga. Ho una equazione e tre incognite.
Ma io questa cosa qui la posso utilizzare in maniera opportuna per stimare i parametri ed è quello che vediamo adesso. Come vi ho detto, lo vediamo in maniera abbastanza veloce e solo per capire, vado avanti un attimo alla parte di identificazione, è solo per capire questo concetto. Allora, perché mi serve fare l'identificazione? Il modello dinamico a me serve per fare la simulazione, a me serve per progettare il controllo e per implementare il controllo. Vedrete che i nostri controllori usano le informazioni del modello dinamico e la cosa non ci stupisce perché se in fondamenti di controlli automatici voi utilizzavate la PDS, che è in quel caso è una funzione di trasferimento, per cui avete solamente dei coefficienti al numeratore e al denominatore, beh, cominciate a pensare che in robotica quel modello che avete visto è la PDS, cioè è il modello matematico, e dovete usarlo perché non esiste un controllore che prescinda dal modello. Beh, qualcuno vi dirà che potete fare le cose model free, ma diciamo, io sono dell'idea che questo è una chimera, è un errore, intenzionale o meno, perché anche se voi potete immaginare o illudervi di non aver usato il modello, quando fate tutte le scelte del controllore, voi implicitamente state mettendo la vostra conoscenza del modello. Quindi a noi il modello serve sempre. Ora, che cosa possiamo fare per calcolare il modello? Le equazioni ce le abbiamo perché vi ho fatto vedere le equazioni con la lagrangiana. Oggi vi faccio vedere altre equazioni. Si implementano, ormai ci sono delle librerie che lo fanno facilmente. Per cui che cos'è che ci manca per il modello? Ci mancano proprio quei numeretti. La massa, il momento primo sarebbe la posizione baricentro moltiplicato per la massa di ognuno dei bracci, l'inerzia di ognuno dei bracci, gli attriti di ognuno dei bracci, ci mancano tutti questi numeretti che abbiamo visto che sono 11 per ogni braccio. Per cui per il robot che abbiamo in laboratorio a 7 gradi di libertà, noi dobbiamo trovare questi 77 numeretti. Allora, la prima cosa che uno può pensare è quello di dire, vabbè, ma qual è il problema? Se tu hai un robot di fabbricazione industriale che è stato prodotto da un disegno CAD, presumibilmente lì ci saranno tutte le informazioni, che è parzialmente vero, nel senso che noi, se usiamo i numeri CAD, abbiamo, diciamo, un buon modello. Se invece noi facciamo identificazione di questi parametri, cioè facciamo degli esperimenti che ci consentano di ricavare questi numeretti, abbiamo un modello che è molto migliore, molto secondo alcune metriche per valutare l'errore. Bene, per cui quando si compra un robot, si fa così come quando si comprano i sensori, si fa sempre la calibrazione. Non, in robotica virtualmente non esiste un sensore che voi accendete e usate. Dovete sempre fare delle operazioni di calibrazione. Bene. La stessa cosa vale per un robot, a meno che non sia quello didattico come il Nirio, per cui non ce la facciamo l'identificazione, ma per gli altri l'abbiamo fatta. E allora, come facciamo a farla? Beh, noi sfruttiamo questa relazione della linearità nei parametri dinamici. Guardate, questo vettore è tau, che sarebbe i termini noti, a n righe. Il regressore Y a n righe e poi un certo numero di colonne, che è molto maggiore, per cui questa relazione è caratterizzata da una matrice dei coefficienti, che sarebbe il regressore rettangolare bassa, quindi ha infinite soluzioni. Questa cosa non mi piace molto perché dire che il vettore, diciamo, dei parametri dinamici infinite possibilità, chiaramente non va bene. Ora capiamo come questa cosa si può ovviare facilmente. Io cosa misuro? Beh, io di questo regressore misuro
Qui, diciamo, ho ripreso la frase del libro di testo, cioè che io posso misurare in maniera diretta Q e Q punto. In realtà, nella mia esperienza personale, misuriamo Q. Non ho visto, non ho incontrato robot in cui si misuri anche Q punto, quindi lo deriviamo. Q punto e anche Q due punti lo otteniamo per derivato. E poi, perché misuriamo anche tau? Beh, perché alcuni robot hanno proprio un sensore di coppia, come diciamo, quello che abbiamo visto. In realtà abbiamo visto che esistono dei motori col sensore di coppia, per esempio quello che noi abbiamo in laboratorio, il Kinova, ha un sensore di coppia, quindi io posso leggere direttamente le coppie proprio in newton metri, va bene? Invece, i robot, diciamo, che non sono caratterizzati dall'avere questo sensore di coppia, che cosa si conosce di quei robot? Si conosce la corrente in ampere di alimentazione del motore. Conoscendo poi la guadagno, diciamo, del motore, si ricava la coppia in newton metri e quel guadagno è abbastanza preciso. Per cui quando io feci l'identificazione, tra l'altro fu la mia tesi di laurea nel lontano 95, quello che avevo a disposizione era un robot industriale della Comau in cui io avevo la lettura delle correnti, in realtà volevo proprio assegnare le correnti perché era l'input, e quindi ricavare la coppia tramite poi le costanti che erano abbastanza precise. Quindi che cosa faccio? Beh, io muovo il robot, muovendo il robot acquisisco tanti campioni, per cui che cosa succede? Che questa mia relazione non è rettangolare bassa, è rettangolare alta, per cui io ho più equazioni che incognite e faccio la mia solita, fatemi dire solita perché l'abbiamo incontrata mille volte sia in teoria di sistemi che in robotica, la mia solita pseudoinversa. Ok? Mi fermo qui con la parte di identificazione, perché come vi ho detto era solamente una visione di insieme e vi faccio vedere per curiosità gli esperimenti che abbiamo fatto giù in laboratorio con lo IACO. Questo è una traiettoria di validazione, nel senso che noi abbiamo fatto l'identificazione. L'identificazione funziona sempre così, questo anche quando voi fate, per esempio, degli algoritmi di classificazione di intelligenza artificiale. Voi avete un insieme di dati, lo dividete in due. Una parte la usate per identificare diciamo, in altri contesti si dice per fare l'allenamento, per esempio, della rete, per il training, e l'altra la usate per fare la validazione. I due insiemi di dati devono essere simili, ma non uguali ovviamente, altrimenti state barando, va bene? Cioè la validazione, i dati della validazione non devono essere visti durante la identificazione, ok? Se voi fate la validazione sull'identificazione stessa, avete fatto un errore enorme, perché viene sicuramente bene anche se avete sbagliato cose gravi, ok? Quindi questa è una validazione, una traiettoria di validazione, questo è Q punto, e sono sette curve, ora non è importante, questo è il radiante al secondo, la velocità del nostro robot è questa, quindi arriva poco sotto un radiante al secondo. Un radiante al secondo è circa 50 gradi al secondo, è una velocità estremamente bassa, però questo è un robot da scrivania, no? È un robot lightweight, anche da ricerca, è stato anche pensato per l'aiuto ai disabili, per cui questo robot non deve andare ad alte velocità. I robot industriali vanno a velocità che sono molto maggiori. L'accelerazione anche è abbastanza limitata. Che cosa si fa nello scegliere questa traiettoria? Non entro nei dettagli, ma deve essere eccitante, cioè io devo avere dei dati ricchi, ok? E in questo caso, se vedete, le velocità praticamente sono sempre al massimo e anche le accelerazioni. Poi cosa faccio? Poi, se vedete, io qui ho due curve, una linea blu e una linea rossa. La linea blu sono le coppie misurate dai sensori e la linea rossa sono le coppie
ricostruite dal modello matematico, ok? Ora sono praticamente sovrapposte, tranne il giunto 1, in cui è l'unico in cui si vede a occhio nudo qualcosa. Poi è chiaro che noi facciamo un'analisi dell'errore, insomma, lo facciamo in una maniera un po' più robusta dal punto di vista scientifico, però questo è per darvi un'idea. E abbiamo, così lo stavo vedendo prima, ho lasciato la finestra aperta, e su questo abbiamo anche pubblicato, diciamo, un articolo che è uscito, ancora non è uscito, perché se vedete l'impaginazione è ancora incompleta, è già accessibile però, diciamo, senza l'impaginazione definitiva. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, semplicemente, tra virgolette, abbiamo riprodotto diversi articoli di identificazione noti in letteratura e li abbiamo confrontati, ok? Per cui il nostro contributo è stato di fare una validazione, quindi non c'è stato un contributo di originalità, di ricerca, però abbiamo fatto una validazione neutrale di alcuni algoritmi. E per farvi vedere, diciamo, vabbè, queste sono tutte quante le cose, questi sono tutti i numeretti identificati da questi quattro algoritmi. Va bene? Quindi c'è il valore, c'è la deviazione standard e c'è il valore CAD, ok? Dopodiché il confronto, quindi poi ci sta poi qualche etto di grafici, dopodiché un confronto numerico in base a varie metriche, questo Summary of the results, dove c'è lo sfondo rosso vuol dire che è il peggiore rispetto alle cinque tecniche, considerando anche il CAD, dove c'è lo sfondo verde è il migliore. Se vedete il CAD è tutta una colonna di rossi, per cui è il peggiore dal punto di vista numerico. Ok? E vabbè, ovviamente ha vinto questo, perché se vedete è quello che ha più verdi, ma poi soprattutto le caratteristiche fisiche, diciamo, dei parametri sono soddisfatte. Yes, yes, yes. Ok, quindi questa era una curiosità che mi faceva piacere farvi vedere. Un'altra cosa su cui andiamo velocemente, però, che comunque voglio che voi sappiate che esista, diciamo, è un altro modo per individuare il modello matematico. E si chiama la formulazione di Newton-Eulero. Questa è, diciamo, apparentemente molto semplice, nel senso che se voi ci pensate, io faccio un bilanciamento di forze e momenti sul corpo rigido e se vi faccio vedere quali sono le equazioni. L'equazione di Newton, che è semplicemente forza uguale massa per accelerazione. Quali sono le forze che agiscono su un braccio del robot? Beh, la forza che viene dal giunto precedente e quella dal giunto successivo, cioè il generico link sta scambiando le forze con quello che viene prima e quello che viene dopo. Ok, quindi ho le due forze, ho la gravità uguale, beh, massa per accelerazione, ovviamente riferita al baricentro. Banalissimo, sì, concettualmente sì. Invece, diciamo, le equazioni di Eulero sul moto, diciamo, di rotazione sono appena appena un po' più ostili. C'è voluto parecchio per passare dalle equazioni di Newton a quelle di Eulero, nel senso nella storia, diciamo, della scienza, cioè, c'è voluto parecchio perché c'è un po' da riflettere, noi non entriamo nel dettaglio, però anche in questo caso noi abbiamo dei momenti uguali, quindi forza uguale massa per accelerazione, per l'orientamento abbiamo dei momenti uguali inerzia per accelerazione angolare, quindi concettualmente noi rimaniamo in questo, col secondo principio della dinamica. Quali sono i momenti che agiscono? Beh, io ho il momento che viene dal giunto precedente e successivo, cioè lo scambio, poi ho il contributo di momento, se vedete questa è la leva che fanno le due forze, ok, va bene, e poi ho diciamo il concetto di massa per accelerazione, per quanto riguarda il moto angolare devo fare la derivata rispetto al tempo della quantità di moto, per cui non entriamo nel dettaglio, so che voi siete informatici, per cui
se voi foste stati dei meccanici, magari mi sarei anche divertito a entrare nel dettaglio e a chiedervelo magari all'esame, però in questo caso assolutamente non lo facciamo, per cui è semplicemente un modo per farvi vedere un modo alternativo per trovare il modello matematico. Quindi io parto dall'equazione di Newton e dall'equazione di Eulero, faccio una marea di calcoli, mi devo trovare l'accelerazione e dopodiché che cosa faccio? Beh, io proietto queste forze lungo il giunto. Questa proiezione è quella che alla fine mi dà poi il modello matematico che serve a me rispetto all'asse di rotazione del giunto se è rotoidale. Va bene? Per cui, vi ripeto, non entriamo nel dettaglio, però per esempio per un giunto rotazionale io alla fine ho il momento che devo proiettare lungo l'asse di rotazione. Se ho usato Dehn-Hilbert-Hartenberg, l'asse di rotazione so qual è zv-1. Poi c'è il contributo, del motore, dove vedete la M è il motore, ma concettualmente non cambia. E per cui va bene, devo fare un sacco di calcoli, vado velocemente queste pagine, vi faccio solo vedere. Beh, devo calcolare l'accelerazione dei bracci. Noi nella cinematica differenziale abbiamo calcolato velocità lineare angolari e per giunti prismatici o rotoidali, adesso dobbiamo fare la stessa cosa per l'accelerazione, che non facciamo. Va bene, quindi lo sto dicendo un numero sufficientemente, diciamo, numeroso di volte, per cui non è richiesto a voi, però diciamo, ve li faccio vedere e il giorno in cui, diciamo, dovessi farlo ai meccanici ce l'ho già pronti per farlo. Per cui io calcolo le accelerazioni poi del baricentro, l'accelerazione del motore e allora cosa faccio? Beh, implemento l'algoritmo ricorsivo. Per cui la differenza forte rispetto alla lagrangiana è che in questo caso io posso implementare un algoritmo ricorsivo che dal punto di vista della scrittura del codice è estremamente compatto e semplice. La prima volta che io, diciamo, l'ho fatto, come vi ho detto, prima ho fatto identificazione alla mia tesi di laurea e ho implementato questo, cioè ho scritto il modello con Newton-Euler, non con la lagrangiana, ed è in maniera ricorsiva. Ok, per cui io, diciamo, propago in avanti velocità e accelerazione, utilizzo le equazioni, diciamo, della cinematica differenziale diretta, poi quella del Newton-Eulero e ottengo il modello matematico. Ok, quindi vediamo qua sono tutte equazioni, equazioni, equazioni. Qua c'è la struttura dal punto di vista algoritmico, se la volessi implementare al calcolatore. Utilizzo, diciamo, prendo riferimento da questa struttura. Ok, diciamo, per me va bene questo, è un'infarinatura, è veramente a un alto livello di astrazione. Ok, ora ripetiamo cos'è la dinamica diretta inversa. L'abbiamo visto proprio alla prima pagina, alla seconda pagina della scorsa lezione. Quando io ho diciamo, mi trovo di fronte a avere bisogno di calcolare le accelerazioni, allora mi trovo di fronte alla dinamica cosiddetta diretta. Io devo conoscere le condizioni iniziali del mio robot, devo conoscere gli ingressi e posso calcolare le accelerazioni. È chiaro che poi le accelerazioni integrando anche velocità e posizione. Quindi io alla fine devo implementare questa equazione qua, cioè questa qua non è nient'altro che sto esplicitando Q due punti, moltiplicando a sinistra per l'inversa della matrice di inerzia. Esiste l'inversa della matrice di inerzia? Beh, esiste perché è definita positiva. Non può essere, questa è la massa, no? Non può essere zero, quindi non può avere un rango inferiore ad n. Per cui la condizione di esistenza non me la pongo, sì, esiste. Moltiplico a sinistra perché so che il prodotto matriciale non è commutativo e esplicito quindi Q due punti. Va bene? Ora, a che mi serve la dinamica diretta? Per fare le simulazioni, la utilizzeremo.
Ora, noi in questo corso non usiamo Simulink, facciamo una integrazione con la tecnica, sempre di Eulero, sempre lui, con un passo di campionamento sufficientemente piccolo. Va bene? Per cui, altrimenti, diciamo, Simulink fa questo di mestiere, fa le simulazioni. È chiaro che non devo più dire l'importanza delle simulazioni. Quando io ero studente, i docenti dedicavano, diciamo, delle energie a dire quanto sono importanti le simulazioni. Adesso, diciamo, per voi è quasi nel DNA. Io faccio prima tutto in simulazione e poi passo nell'hardware reale. In realtà posso anche avere degli step intermedi prima di passare nell'hardware reale. Questo dipende da quanto è costoso l'hardware. Cioè, se l'hardware è poco costoso, faccio la simulazione e poi, diciamo, il mio controllore lo butto direttamente nell'hardware e faccio l'esperimento. Se invece l'hardware è costoso, proprio in termini di euro, allora faccio delle step intermedi prima di fare l'esperimento, in cui faccio un po' di misto fra hardware e software e poi alla fine passo tutto quanto in hardware. Se invece io, diciamo, mi trovo a dover calcolare le coppie conoscendo posizione, velocità e accelerazione, allora io sono in presenza di quello che si chiama dinamica inversa. Ok? La dinamica inversa significa molto semplicemente calcolare il regressore per il vettore parametri dinamici. A cosa serve la dinamica inversa? Beh, i controllori useranno la dinamica inversa, lo vedremo. Va bene? Per cui nella simulazione io applico la dinamica diretta e nel controllo la dinamica inversa. C'è scritto anche nel planning. Che cosa vuol dire nel planning? Beh, significa che io a volte utilizzo la dinamica inversa anche per vedere se la traiettoria che io sto chiedendo al robot è compatibile con i suoi attuatori. Immaginate che voi state in una bella linea di produzione di una fabbrica di automotive, e dovete programmare la traiettoria che faccia un pick and place di un motore, per cui lo dovete portare da una parte all'altra, e questo motore, conoscete il suo peso, un buon 150 kg, per esempio, avete questo bel robot. Che cosa fate? Come fate a progettare la traiettoria? Beh, se conoscete la dinamica del vostro robot, voi vi mettete lì, progettate la traiettoria, la provate in simulazione, fate una dinamica inversa e vedete per quella traiettoria quali sono le coppie richieste ai motori, quindi se sono compatibili con l'hardware che avete a disposizione, ad esempio. Va bene? Per cui questo è l'utilizzo della dinamica inversa. Ci sono diciamo, degli aspetti computazionali. La dinamica diretta è ON quadro, cioè cresce con il quadrato dei gradi di libertà. Perché la dinamica diretta cresce in maniera più velocemente, in maniera, diciamo, quadratica rispetto ai gradi di libertà, mentre la dinamica inversa è lineare? Me lo sapete dire voi, se siete svegli? No, alcuni, quattro di voi siete svegli, altri due non lo so. Qual è l'operazione diversa che vedo nella dinamica diretta in quella inversa? Allora, io qui non l'ho scritto, però qui voi state facendo tau uguale regressore per vettore parametri dinamici, ok? Mentre qui state facendo proprio questo ad ogni passo di campionamento. Cos'è che secondo voi è più pesante nella dinamica diretta rispetto alla dinamica inversa? Proprio informaticamente, non dovete rispondere con le competenze di robotica, dovete rispondere con le competenze informatiche.
Allora, il prodotto matriciale ce l'avete da tutte e due le parti, no? C'avete una cosa nella prima che non c'è nella seconda. Che operatore c'è? C'era uno che aveva levato il mutuo. Vai, forza. Passiamo alla giornata, dai, provateci. Qual è l'operatore che c'è sopra e non c'è sotto? Fatto di dover invertire la matrice. L'inversione della matrice è un'operazione che non è, diciamo, priva di rischi, perché dipende molto dalla matrice. Allora, nel nostro caso, nel caso della robotica, quando vado a invertire la matrice di inerzia, troppi problemi non me li aspetto, però in generale, quando io scrivo una libreria e devo fare l'inversione delle matrici e non so cosa mi arriva dentro come matrice, beh, devo fare attenzione, perché questa è un'operazione che dal punto di vista numerico può dare molte sorprese negative. Comunque, dal punto di vista computazionale, è più pesante rispetto a fare una semplice moltiplicazione. Quindi questa operazione qua è quella che è un po' più pesante. Ok, ma tanto la fa il MATLAB, non la facciamo noi, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Ora, qui c'è una differenza fra i due approcci, diciamo, di modellistica, ve l'ho detta durante la presentazione, per cui diciamo, non dedichiamo troppo tempo a questo. Ora facciamo comunque una piccola pausa e poi continuiamo dopo. Per cui, che ne sono? Possiamo interrompere la registrazione.